Salve a tutti ragazzi, oggi vi posto la decklist del mio Gladiator Beast aggiornato a ottobre-settembre 2014. Il Gladiator Beast, ossia Gladiatore Bestia, è un mazzo molto vecchio che purtroppo non è più competitivo, però a mio parere è molto divertente da giocare. Partiamo dunque con l'analisi del mazzo. Due BR, abbastanza utili in questo mazzo, scombano abbastanza, quindi ho detto perché non giocarli, tre non giocateli che sono troppo pesanti. Poi tre l'acquario, un ragazzo figo, tipo fuoco, 1008 e serve per la maggior parte delle volte a picchiare, poi scombare, fare tutte le porcate, insomma. Poi due Darius, fa da reborn, due queste che sono molto utili e con i quali ci addiamo spesso il carro, però in altre situazioni possiamo fare anche altro, diciamo, però per la maggior parte delle volte viene utilizzato per addare il carro dal cimitero. Poi bestiari, vabbè, senza che spiego, se non giochi questo sei un coglione. Poi Murmillo, purtroppo bestiari non ne ha due, altrimenti avrei giocato tipo Icaro GB. E Retiari, che mi sembra abbastanza utile in questo meta. Poi tre tanky, veramente utili con le quali possiamo aggiungere Obear o Darius o l'Aquari, in più guadagnano 100, sembrano pochi però a volte possono servire. Poi Tensu, ci fai doppia evocazione diciamo DGB, a volte puoi fare tipo fusione a primo turno, doppia lancia, lancia veramente una carta molto forte in questo mazzo devastante, poi tre proving con le quali diamo GB, poi doppio typhoon e doppie pod, poi book, passiamo alle trappole, bottomless, combustory, doppia prison, fiendish, triplo carro, gioca a 3 perché veramente è una carta mostruosa, fanculo il veiler, ho un carro, ho tre carri. Solemn Warning, poi doppia Vanity, non l'ho voluta giocare a 3 anche per non giocare a 41, non lo so, vabbè, idee mie, poi doppia Wiretap. Come avete potuto notare, non gioco le Test Tiger. Ma tu non capisci niente! Ok, fatemi spiegare, se avete visto tutti i miei video dei GB non li ho mai giocate perché non mi sono mai piaciute, diciamo. Preferisco giocare, diciamo, questa versione, ossia senza. La side è abbastanza sensata per quelle poche volte, vabbè. Per l'extra abbiamo due Sedai, due Kizarus che appena entrano in campo, se l'evocazione ovviamente non è negata, spaccano fino a due carte sul terreno. E poi vabbè, picchi e evochi altri GB ad eccezione di bestiari, ma vabbè. Heraklinos è un gigante. Poi Nerokius, nuovo GB fusion arrivato. Poi Dweller, che commento a fare. Due Tiger King. Due Castle. Direwolf, il tizio impronunciabile. Gaga Cowboy, o meglio, solo io non riesco a pronunciare. E 101. L'extra ovviamente è fatto a cavolo, però mi trovo diciamo in questa maniera. E niente ragazzi, lasciate un mi piace, un commento con qualche consiglio magari se volete, iscrivetevi al canale, volevo fare diciamo un saluto a quelli di Genova, anche che ne so chi mi segue da Genova, veramente mi dispiace tanto per quello che sta succedendo perché è veramente una catastrofe. E purtroppo sono avvenimenti che accadono nella vita, imprevisti, dannati, brutti imprevisti. E niente, arrivederci al prossimo video.